siamo con Mario Paffi, che è uno degli Highlander della Folgore. Mario, tu ormai resisti a ogni epoca, giocavi quando la Folgore era in prima categoria, ti ritroviamo con la Folgore tornata in prima categoria. Qual è il tuo segreto innanzitutto? No, vabbè, gli allenamenti. A me piace allenarmi, piace giocare a pallone, quindi riesco a, nonostante non abbia più la corsa che avevo 20 anni fa, riesco ancora a dire la mia, diciamo. Mi piace, quindi lo faccio assolutamente per passione. Sicuramente la tecnica consente di compensare, come dire, le lacune atletiche che potresti avere per via dell'età, visto che giochi a centrocampo in un ruolo in cui è necessario anche avere un po' di corsa. Sì, 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 beh, chiaramente il mio raggio d'azione è diminuito notevolmente, però rispetto magari a qualche anno fa magari riesco più a gestire la palla, magari prima magari ero un po' più irruento, mentre invece magari adesso sono, gioco magari in maniera più razionale, diciamo così. E che cosa c'è di comune con la Folgore degli anni 90, la Folgore, ricordiamo, del grande Graziano Tullu, che giocava in prima categoria? Forse questo fatto di avere molti giocatori dal posto. Sì, il gruppo senz'altro, il gruppo è, diciamo che è la nostra arma vincente, assolutamente, c'è un bello spogliatoio ed è anche uno dei motivi che mi ha spinto anche a tornare a dare una mano ai giocatori e poi senz'altro anche all'allenatore, un allenatore eccezionale, uno dei più bravi che io abbia avuto. Che ha lavorato molto bene in questi anni peraltro. Assolutamente, sì, ha curato tantissimo i giovani, li ha inseriti nel modo giusto, al momento giusto, ha saputo dosare le energie. Diciamo che è un allenatore che riesce a togliere il massimo da ognuno di noi. Certo, e che cosa è cambiato invece rispetto ai primi anni in cui tu giocavi dal punto di vista del calcio dilettantistico in provincia di Nuoro? Adesso abbiamo visto che ci sono diverse squadre in promozione, secondo te che cosa c'è di diverso rispetto ad allora? Beh, diciamo che quello che è diverso è la regola dei fuori corsa, che da un certo punto di vista è un po' una penalizzazione, perché è quasi un obbligo. Io sono del parere che se un giovane è bravo gioca a prescindere dal fatto che sia un fuori quota o meno, e questo magari porta magari a far giocare gente sia in prima che in promozione dei ragazzi che magari altrimenti non giocherebbero. Poi per il resto diciamo che il livello è sempre discreto. Già rispetto alla seconda categoria abbiamo notato un cambiamento notevole, nel senso che c'è più spazio per giocare, cambia tantissimo, certo, di giocare. Sì. E oggi a Borone insomma l'abbiamo provato anche sulla nostra pelle. Esatto. E quali sono i più grandi giocatori con cui tu hai mai giocato in tutti questi anni? Uno non potrebbe non essere Bastiano Mele, secondo me il giocatore più forte in assoluto, che grande numero 11 della Folgore. Sì, grande bomber Bastiano Mele, però c'è anche Giovanni Sedda, è una squadra, uno tra questi, sì, sicuramente è uno di categoria superiore senz'altro. Poi vabbè, ne ho avuto diversi compagni di squadra, quindi certo. C'è il liberato della scelta, questi sono quelli che insomma facevano la differenza. Bastiano 10-15 anni fa e Giovanni Sedda adesso senz'altro fanno la differenza. Certo. Obiettivo stagionale la salvezza o potete fare qualcosa di più? No, la salvezza assolutamente. Cerchiamo di mettere fieno in cascina, come si dice, stiamo cercando di fare punti adesso, perché sappiamo che è un campionato lungo, molto duro, e appunto cerchiamo di capitalizzare al massimo tutte le nostre occasioni. Abbiamo iniziato bene con 2 vittorie e oggi una sconfitta che ci sta, perché oggi insomma non abbiamo giocato benissimo, abbiamo trovato una squadra ostica che ci ha messo un po' in difficoltà, e poi gli episodi ci stanno nel calcio. Assolutamente. L'ultima cosa, che cosa chiede ancora al calcio Mario Paffi? Niente, io avevo il desiderio di fare un altro anno in prima categoria, adesso per me sarebbe un successo far crescere qualche giovane che possa poi giocare nel ruolo dove sto giocando io. Basta. Che possa, diciamo, vestire la numero 4 della Folgore, esatto, come te. Esatto, assolutamente, per me sarebbe il più grande successo senz'altro. Certo. Quindi noi ringraziamo Mario, ti facciamo i complimenti ovviamente per questa passione che ti spinge a giocare ancora con la maglia della Folgore, e un grande in bocca al lupo per le prossime partite di questo campionato di prima categoria. Grazie. Grazie.